massa trabaria. La massa trabaria. Nel 2005 nasce beppegrillo.it. Nell'arco di brevissimo tempo diventa il settimo blog più visitato sul pianeta. Si parla di argomenti che interessano il paese reale, come la libera informazione, la green economy e gli sprechi della classe politica. È dal blog che viene lanciato l'invito all'uso della piattaforma Meetup, strumento internazionale che in Italia diventa la prima occasione aggregativa spontanea di utilità sociale. In breve tempo, i gruppi nati in rete lanciano la sfida ai sistemi di un paese ormai alla deriva. Il rinnovamento nasce dal basso e le persone cominciano a rispondere. Si forma una nuova massa critica in grado di ragionare su problemi reali e soluzioni sostenibili. L'8 settembre del 2007 succede qualcosa di rivoluzionario. Rabbia e frustrazione danno origine ad una manifestazione organizzata esclusivamente in rete che ha un successo straordinario. Alla fine della giornata si conteranno quasi 350.000 firme per la legge Parlamento Pulito. È il primo V-Day. 25 aprile 2008, secondo V-Day. Questa volta si promuove l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, della legge Gasparri e dell'ordine dei giornalisti. Nel 2009 a Milano nasce il Movimento 5 Stelle, un movimento politico basato su internet e sul principio della democrazia diretta. Protesta, proposta e proattività. Queste le parole che guidano il movimento. Oltre a stop alle auto blu, stop ai condannati in Parlamento, stop agli sprechi della classe politica. La partecipazione collettiva è la chiave di un nuovo modo di fare politica che non sta né a destra né a sinistra, ma avanti. Fuori i soldi dalla politica. I candidati del Movimento 5 Stelle si impongono regole trasparenti. Riduzione drastica dello stipendio. Nessun privilegio. Limite massimo di 2 mandati. Nel 2012 nascono le prime città a 5 stelle. I media non possono più ignorare un fenomeno politico di portata nazionale che punta a superare tutti i partiti tradizionali nei sondaggi elettorali. Il Movimento 5 Stelle ha un programma definito insieme ai cittadini attivi. Acqua pubblica. Energia pulita e a basso costo per un pianeta migliore. Connettività gratuita per tutti i cittadini. Nuova politica dei trasporti a impatto zero. Maggiore sostenibilità, rifiuti zero. I bilanci e gli atti degli enti pubblici devono diventare accessibili a tutti. Incensurati, competenti, indipendenti da qualunque partito, questo è il profilo dei portavoce della politica 5 Stelle. Continuo contatto con i cittadini e sistematici feedback sull'operato. Ripristinare il controllo effettivo degli elettori sugli eletti è il primo passo per evitare una nuova deriva della classe politica. Il futuro del Movimento 5 Stelle non è quello di porsi come un partito alternativo. L'ambizione è promuovere un nuovo modo di pensare, una nuova consapevolezza civica, in grado di riprendersi il paese. Fuori tutti è lo slogan. L'Italia è degli italiani e deve tornare agli italiani. Terza volta le ingerenze dirette del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano permettono di usurpare la Costituzione e di legittimare un nuovo governo che non ha le basi parlamentari promesse dai partiti al momento del voto del febbraio 2013. Cittadini, colleghi, questo è solo un governo della propaganda, un Letta bis, o meglio, un Napolitano ter.
Quando Matteo Renzi venerdì è entrato dal Presidente della Repubblica, aveva un'unica novità: la figura del magistrato antimafia Nicola Gratteri come ministro della giustizia. Ma il primo ministro, che da oggi è il signor Inciucio, ambizioso come nessun altro, ha scelto il compromesso di Napolitano per accontentare Berlusconi, senza nominare un ministro della giustizia competente e onesto. Primo ministro, lei sognava di farci uscire dalla palude, mentre invece siamo finiti nelle sabbie mobili. Voleva Del Rio all'economia e ci siamo trovati con Padoan, consigliere di D'Alema chiamato, nonché direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale con responsabilità su paesi quali la Grecia. Abbiamo inoltre ancora Alfano, ministro dell'Interno, la persona che lei, Renzi, definì colpevole di una vicenda di cui come italiano mi vergogno, che coinvolge una bambina di 6 anni, ma non doveva essere cacciato. E andando avanti questa hit parade dell'orrore, lupi per fagocitare le infrastrutture, poletti dalle COP rosse direttamente al ministro del Ministero del Lavoro, ma chiaramente senza nessun conflitto di interesse. Lorenzin e Franceschini, da lei definito vice disastro, che facevano parte del governo Stai Sereno. Caro Presidente, visto il coraggio in questi giorni dimostrato e soprattutto la capacità di imporsi su vecchi schemi di potere, ci riferiremo a lei come Renzi, il presidente del Coniglio PD. In tutto questo, noi di certo non vogliamo tenervi sulle spine, non avrete la nostra fiducia. In questi giorni abbiamo assistito a consultazioni farsa che hanno espresso un governo farsa, e quello che oggi voglio aggiungere è che ci troviamo di fronte a una maggioranza farsa. Ma prima qualche informazione sul premier Matteo Renzi, l'uomo che prima ancora di insediarsi ha già collezionato la prima menzogna sulla finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Breve antologia del Festival delle Dichiarazioni di Matteo Renzi. Voglio cambiare l'Italia, non cambiare il governo, punto a far lavorare il governo e non a farlo cadere. Enrico ci ha chiesto un patto di coalizione, io sono d'accordo, 10 dicembre. Tutto il PD aiuterà Enrico nel semestre di presidenza europea, 15 dicembre. Per il 2014 il premier è e sarà Enrico Letta, 22 dicembre. Nessuna intesa tra Letta, Alfano e me, non voglio assolutamente essere accomunato loro, integrato come in uno schema. Io sono totalmente diverso per tanti motivi, 29 dicembre. Enrico non si fida di me, ma sbaglia, io sono leale, 12 gennaio. Il governo Letta deve lavorare per tutto il 2014, 13 gennaio. Creiamo un hashtag. Enrico, stai sereno, nessuno ti vuole prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo, 18 gennaio. La staffetta Letta-Renzi non è assolutamente all'ordine del giorno, io sia chiaro, sto fuori da tutto, 5 febbraio. Ma perché dobbiamo andare a Palazzo Chigi? Senza elezioni, ma chi ce lo fa fare? E ci sono anch'io tra questi, nessuno di noi ha chiesto di andare al governo, 10 febbraio. Insomma, un uomo di parola, non c'è che dire. Ci rivelano uno scenario inquietante di poteri forti come quelli rappresentati dall'ingegner Carlo De Benedetti, che tramano nell'ombra con l'avallo del Presidente della Repubblica. Vergognatevi! Mentre comprate cacciabombardieri obsoleti e non trovate i soldi per l'edilizia scolastica né per il dissesto di idrogeologico, mentre regalate milioni ai concessionari di slot machine e alle banche, non trovate i soldi per il reddito di cittadinanza, vergognatevi. La verità è che l'Italia si aspetta che tutti noi andiamo oltre questo tempo, oltre il tempo dei partiti, degli accordi di potere dove le parole sono il lenzuolo bianco disteso sopra il cadavere ancora tiepido che rappresenta il futuro del nostro paese. Le persone non credono più nelle parole cariche di ipocrisia, parole ingorde di soldi pubblici, parole che diventano firme di accordi tra antichi, finti nemici, ma in realtà collusi amici di merende. I cittadini credono nella restituzione dei rimborsi elettorali, cosa che noi abbiamo fatto. I cittadini credono nei tagli a costi della politica e noi ci siamo tagliati lo stipendio per aiutare le piccole e medie imprese. Gli italiani vogliono parole guerriere e fatti ancora più guerrieri, vogliono gridare e battere il pugno su questo tavolo, vogliono che ogni discorso fatto in quest'Aula si trasformi in azione immediata.
Primo Ministro, ieri ci ha parlato di bisogno di indicare una prospettiva di futuro. Ci parla di segnali simbolici. Noi invece le parliamo di proposte di legge concrete già depositate. Reddito di cittadinanza, conflitto di interesse, cancellazione dell'IRA per le microimprese. Sono qui. Questo non è un paese che si può permettere segnali simbolici. Questo è un paese che ha bisogno di risposte subito. I cittadini chiedono di uscire dalle logiche dei partiti, chiedono aria pulita e acqua pubblica, vogliono banche di cui fidarsi, vogliono un futuro sostenibile e andare in pensione con 40 anni di contributi che bastano e avanzano. In questo paese vi è un'unica forza politica che può realizzare questo per le persone ed è il Movimento 5 Stelle. Faccio movimento per il movimento. Compagni, fratelli, amici e conoscenti, parto dai quattro canti e grido quattro venti gli eventi. Piccolo sfogo se consenti, parliamo a tutti quanti, mica solo i militanti, quindi attenti. Sti bravi ragazzi diventati pazzi, in mezzo a mille scazzi, la felicità va a sprazzi, ti riduce a pezzi, il cervello somatizza, certezza manco mezza, e questo mondo piano piano si atomizza, spezza ogni amarezza, circondato da monnezza, c'è un barlume di chiarezza, grezza è la voce che invade le piazze, niente denario spade perché carichiamo a mazze, gente strana, 2009, qualcosa si muove, direzioni in ogni dove, complicità nello stare accanto, c'è da fare tanto, lo canto ed intanto faccio un movimento per il movimento. Fatti dire che la sera dietro all'altra. Faccio un movimento per il movimento. Fatti dire che la sera dietro all'altra. Faccio un movimento per il movimento. Fatti dire che la sera dietro all'altra. Faccio un movimento per il movimento. Faccio un movimento per il movimento. Faccio un movimento per il movimento.